Ciao! In questo video analizzeremo le prime operazioni relative alle importazioni delle strip e lo spostamento nel sequencer. Per importare una strip all'interno del sequencer possiamo agire in vari modi. Con il puntatore del mouse all'interno del sequencer premere Shift più A, quindi scegliere il tipo di strip da importare navigando all'interno delle directory. La stessa operazione si può eseguire dal menu Add. È inoltre possibile trascinare dalla finestra File Browser la strip direttamente nel sequencer. Blender supporta anche il drag and drop dal file manager della propria distribuzione, nel mio caso in GNU Linux, ma in egual modo in Windows e macOS. In tutti i casi la strip verrà posizionata a partire dalla posizione del cursore e nella prima traccia libera. Ogni operazione è annullabile con la scorciatoia CTRL più Z o dal menu Edit Undo. Se importiamo usando il menu Add o la scorciatoia Shift più A, possiamo sfruttare alcune opzioni che la finestra ci propone, come Start Frame e Channel, per impostare la posizione di inizio e il canale sul quale andrà ad aggiungere la strip. Il menu Display Mode consente di attivare la visualizzazione dell'anteprima per un'intuitiva ricerca delle strip e la possibilità di filtrare per tipologia spuntando la casella relativa. Proviamo ora a trascinare due o più strip nel sequencer. Solamente una verrà aggiunta e per la precisione l'ultima selezionata. Questo perché Blender considera come attivo l'ultimo oggetto selezionato. In questo esempio non fa una grande differenza, ma impareremo che in quei casi in cui necessitiamo di applicare una certa proprietà ad una serie di oggetti, l'ordine di selezione sarà importante. Ma lo vedremo approfonditamente in un video successivo. Per mettere in sequenza più strip, dopo aver importata la prima, premere il tasto Pagina su. Quindi trascinare la successiva strip e così via. Visto che Blender dispone le strip su vari canali, potrebbe essere comodo riallinearle velocemente. Lo si può fare selezionandole tutte e premendo il tasto G, Y e trascinando fino al limite inferiore. Questo ci introduce all'uso dei vincoli durante lo spostamento delle clip nel sequencer. Quindi una volta importata la strip nel sequencer abbiamo l'esigenza di spostarla lungo l'asse X o asse del tempo oppure lungo l'asse Y ovvero su un'altra traccia. L'operazione è possibile tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando. Per annullare una selezione multipla premere Alt più A. Ora saremo in grado di spostare una singola striscia. Se importi una clip video con contenuto audio, ti sarai accorto che compariranno due strisce di colore diverso. Una acquamarina relativa al file video e una turchese, il file audio. Le clip sono distinte e non connesse tra loro come invece succede in altri software di editing video. Presta quindi attenzione al loro allineamento per evitare sfasamenti tra l'audio e il video della medesima clip. Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di creare una metastrip. In tal modo verrà a formarsi un'unica striscia normalmente editabile, ma lo vedremo in un video dedicato. I colori che contraddistinguono gli altri tipi di strip sono visibili in questa schermata. Nel caso in cui andassimo a trascinare una clip su un'altra, verremo avvisati da un contorno di colore rosso che ci avverte della sovrapposizione. Ma cosa succede se dovessimo rilasciare il tasto del mouse?
Blender non consente la sovrascrittura delle clip, quindi automaticamente le affianca. La quasi totalità dei software di montaggio video non consentono di posizionare una clip video nell'area riservata all'audio e viceversa. Blender invece non fa distinzione su questo. Vediamo ora altri sistemi per spostare le strip. Selezionare la strip, quindi premere G di Grab e il tasto X per vincolare alla linea del tempo, oppure G e il tasto Y per spostare su una traccia superiore o inferiore, se possibile. Questa funzione ci verrà particolarmente utile durante i montaggi per garantire l'allineamento delle clip. Un altro modo per spostare le strip è quello di agire nella sidebar attivabile premendo la scorciatoia N. Selezionare la strip, quindi espandere il tab Time ed agire su Channel per cambiare la traccia. Oppure trascinando lo slider Start per spostare la strip lungo la linea del tempo. Possiamo inoltre vincolare uno spostamento della strip premendo G, quindi X e il numero di frame incrementale, ovvero relativo alla posizione attuale. Per fare un esempio, selezioniamo una strip e premiamo G, X, 24, quindi invio. Se il frame rate è impostato a 24, la strip verrà spostata di un secondo verso destra. Immettendo un valore negativo, verrà spostata verso sinistra. Per spostarla su una traccia diversa, purché libera, selezionare la strip e premere G, Y, 1 per spostarla sulla traccia superiore, oppure 2 per spostarla di due tracce e così via. Anche in questo caso un numero negativo sposterà la strip verso il basso. Altra funzione indispensabile relativa allo spostamento è quella di tenere premuto il tasto Shift durante il trascinamento. Ora il posizionamento sarà a scatti incrementali e molto più preciso, specialmente nei casi in cui il valore di zoom è basso. Se viene premuto il tasto Ctrl, invece, verrà attivato lo snap ai bordi della clip. Blender ci vincola ad un massimo di canali o tracce simultanee pari a 32, ma vedremo come superare tale limite in un video successivo. Avremo spesso la necessità di zoomare sulle strip con la scorciatoia Shift più tasto centrale del mouse premuto e trascinato, come visto nel video precedente, ma ci imbatteremo nella difficoltà di ritrovare le strip ingrandite perché Blender non tiene in considerazione la posizione del cursore del mouse durante tale operazione. Il mio consiglio è quello di portarsi nelle preferenze di sistema da Edit, Preferences, Navigation, Zoom ed abilitare la casella Zoom to Mouse Position. Ora saremo in grado di zoomare senza mai perdere di vista le strip. Per rendere permanente questa impostazione, fare clic su Save Preferences. Ti sarai accorto che il sequencer limita la riproduzione ad una zona più chiara che è definita dai valori impostati in Start ed End, presenti anche nella scheda Output Properties. Questi valori, oltre a limitare la riproduzione, impostano la zona da renderizzare. È molto importante impostarli correttamente. Lo possiamo fare manualmente agendo sui campi Start ed End visti precedentemente, oppure possiamo posizionare il playhead alla fine dell'ultima strip del nostro progetto con l'aiuto della scorciatoia pagina su, quindi espandendo il menu playback della timeline e fare clic su Set End Frame. Ripetere eventualmente l'operazione per Set Start Frame. La shortcut per impostare lo Start Frame è Ctrl più Home, mentre per l'End Frame è Ctrl più End. Lo possiamo anche impostare automaticamente selezionando tutte le strip e facendo clic destro e selezionando Set Preview Range to Strip.
Se volessimo togliere la visualizzazione marroncina dei limiti, lo possiamo fare agendo sul pulsante Use Preview Range. Con la scorciatoia P possiamo settare il range di preview effettuando una finestra. Questo ci consente di limitare la zona di riproduzione. La scorciatoia per rimuoverlo è Alt più P. Per il momento abbiamo importato strip di tipo immagine, video e audio. Le rimanenti tipologie verranno trattate in video dedicati.